Amici interisti, amici di Facebook, amici di YouTube, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Il pareggio di ieri io credo che sia un punto guadagnato, ci siamo portati a più 13 da quelli là, e anche se abbiamo leggermente ridotto la distanza con il Milan in seguitrice, siamo a più 9 dal Milan. Il Milan ha allungato, ha fatto il colpo grosso, però il Milan avrà 3 impegni complicati in queste ultime 7 partite che mancano. Dovrà andare a Bergamo a fine campionato, dovrà andare a Torino a fine campionato con la Juve, probabilmente si giocheranno il secondo posto, anche se i più romantici, gli interisti più romantici sognano che Milan e Juve si giocassero il quinto posto. Torniamo un attimo a noi, la prestazione di ieri è stata complessivamente una buona prestazione, giocavamo con una squadra in salute e molto forte come il Napoli. A proposito di Napoli, da buon mediterraneo, da buon meridionale, musica napoletana in macchina, musica meridionale in macchina. Chiusa parentesi, dicevo, buona partita. Abbiamo fatto un errore sul gol nostro. Handanovic e De Vrij, diciamo che hanno fatto una frittata, diciamo che è stata una giocata sfortunata. De Vrij si trovava lì, Handanovic lo sappiamo che nelle uscite ti fa venire le vertigini, e stavolta se poi uno lo ostacola è peggio ancora. E così è andata, siamo andati sotto, abbiamo avuto la forza di recuperare, siamo andati sotto anche immeritatamente perché avevamo colto due legni con Lukaku, entrambi. Tra l'altro Lukaku è il giocatore che ha preso più legni in Serie A, quindi siamo primi a 9 punti da questi qua, a 13 da quelli là, e abbiamo preso più legni di tutti, almeno il nostro bomber ha preso più legni di tutti, pali, traversi. E finalmente Eriksen, primo gol in campionato, primo gol dei suoi con una botta da fuori, e ancora una volta ci conferma il fatto che abbiamo fatto bene a tenerlo, a prenderlo, a tenerlo, e Conte ha fatto bene a dosarlo fino a che diventasse importante, non dico fondamentale, importante per questa Inter, per la sua Inter. Tanti complimenti a Eriksen, tanti complimenti a Conte e tanti complimenti a tutti noi che abbiamo creduto nel lavoro della società e del mister, e anche di Eriksen stesso. Magari qualcuno mugugnava, diceva ma il pacco danese, e invece no. E altra notizia di cui volevo parlare è la Superlega, è uscita fuori la notizia della nuova Superlega, il nuovo format della, non della Champions, ma una competizione in più che prevederebbe 20 squadre, di cui 15 sempre sicure del posto, tra cui ci sarebbero le tre italiane, Inter, Milan e Juve. Io sinceramente non sarei molto d'accordo, perché va bene che avremo comunque dei vantaggi economici, degli incentivi economici anche magari per rinforzarci per il campionato, ma così proprio il campionato, i campionati nazionali, le coppe nazionali, secondo me perderebbero fascino e anche competizione, perché io penso che la coppa più importante diventerebbe la Super League. Allora che me ne frega a me di sforzarmi durante il campionato, di sprecare le forze, le energie durante il campionato, quando alla fine l'obiettivo è quello della coppa. Verrebbe un po' snobbato,
e io penso che ognuno, ogni campionato, ogni nazione merita un campionato di livello. E noi ai tempi si giocava la Champions League, era la Coppa dei Campioni, vecchia Coppa dei Campioni, fino al 96, 97, 98, fino al 98, 99 forse. Vabbè, li ho detti tutti. Fino alla fine degli anni 90 partecipava alla Coppa dei Campioni soltanto chi vinceva il campionato nazionale, cioè il campione della propria nazione. Aveva più senso, era più affascinante. Ora sì, è vero, girano più soldi, è più competitiva la Coppa Europea, la competizione europea. E sta di fatto che neanche questa basta più e vogliono creare una Super League. Pare che sia una mossa di Agnelli e Florentino Perez, o uno dei due, o tutte e due. Non ho capito bene, vorrei informarmi, vorrei saperne di più. Per il resto io sono comunque sempre favorevole al cambiamento, al progresso. Mi auguro che invece di che il tentativo di progredire non si trasformi in un regresso. Sarebbe veramente la fine del calcio. Torniamo all'Inter. Mercoledì ci sarà l'impegno con lo Spezia, e sarà molto importante. Come detto nei video precedenti, la prossima partita è la partita più importante. Avremo lo Spezia, dovremo giocare come una finale, come la finale di Madrid del 2010. Va bene, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like alla pagina. Ho visto ci sono stati altri like, altre iscrizioni, diciamo. Commentate, mettete like ai post, interagiamo, fatemi sapere cosa ne pensate e confrontiamoci. Ciao.